dalla saggezza. Quindi, poiché la materia è una materia seria, non è certamente adeguato questo modo né di procedere né di scontrarci tra di noi. Non è concepibile, perché è una materia che va trattata con molta, ma molta delicatezza e rispetto reciproco. Altrimenti noi abbiamo paura di intervenire perché ci si può accusare di tutto e di più. Cioè, chi è a favore del mantenimento dello statu quo viene chiamato non conservatore, ma amico dei delinquenti. E questo non è concepibile. Noi abbiamo anche votato qualche emendamento dei colleghi dei 5 Stelle. Però preso in sé ha un certo valore, indubitabilmente. Ma non è così che si può procedere, spulciando all'interno del codice penale. L'accusa più grave che si può fare è che si sta procedendo in questo modo episodico, non tenendo presente il contesto del codice penale. Questa è l'accusa più pesante che deve essere fatta a questo disegno di legge, a questa proposta di legge. Grazie onorevole Sannicandro. Non essendoci altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 4.01 Colletti, parere contrario Commissione Governo, relatrice Forza Italia, favorevole relatore 5 Stelle. Aperta la votazione. Sì, aspettiamo che i colleghi e le colleghe siedano. Ci siamo? Zaratti, Marazziti, Rizzetto. Ci sono altri che non hanno votato? Sarti sta salendo, ma forse ha votato. Già votato, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'articolo 5, i pareri. Per tutti gli emendamenti, grazie signora Presidente, per tutti gli emendamenti invito al ritiro o parere contrario. Grazie, onorevole Santelli. Conforme. Onorevole Colletti. 5.2 Molteni. Parere contrario. 5.3 Molteni. Mi rimetto all'Aula. 5.50 Sarti, favorevole. Favorevole. 5.4 Molteni. Mi rimetto all'Aula. Ok, aspetti, facciamo anche gli aggiuntivi. 5.01 Colletti, 5.02 Colletti. Bene, sono tutti gli aggiuntivi, sono tutti miei, quindi favorevole. Va bene.